è stata trascinata da una rete di pescatori e poi abbandonata, legando la boa al manufatto per facilitarne il ritrovamento. Semplicemente non c'è più, la statua in bronzo di San Francesco di Paola del peso di 2 quintali è sparita, lo hanno scoperto per caso alcuni sommozzatori del gruppo subacqueo paolano. Si tratta di un manufatto che fu posto nelle acque antistanti il litorale di Paola nel novembre del 2007, nel corso delle celebrazioni per il 500enario della morte del santo patrono dei calabresi e della gente di mare. Una grande statua bronze, alta 2 metri, realizzata dal maestro Zappino, che si decise di porre a 23 metri nelle profondità del mare. Si pensava che dovesse restare qui per l'eternità, ammirabile da tutti i subacquei e diventare anche un importante richiamo turistico. Ora la statua non c'è più, i sub hanno esplorato tutta la zona, ma tracce della grande statua non ce ne sono. Gli esperti dicono che per poterla asportare c'è bisogno di una speciale barca, un tipo di imbarcazione che in Calabria non possiede nessuna società. La più vicina sarebbe in Campania. Le indagini della polizia si sono pertanto indirizzate verso la marineria napoletana. Ma davvero un marinaio avrebbe compiuto un furto considerato sacrilego? Forse la statua è stata solo strappata via da qualche peschereccio che pescava a strascico fraudolentemente sotto costa. Le ricerche continuano, si attendono novità. Ebbene, oggi dei pescatori l'hanno trovata e segnalata con una boa. Questa notizia si aggiunge a tutti gli altri indizi di questi tempi riguardanti il mare. Per fortuna ci sono anche buone notizie. San Francesco da Paola.